Buon pomeriggio ai praticanti avvocati di Messina. Andiamo a collegarci con Dario Carbone e con Andrea Fiore. Intanto buon pomeriggio ad entrambi. Buon Buon pomeriggio. pomeriggio. Allora, partiamo subito con Carbone. Esame di Stato. Esame di Stato, intanto i dati, quelli del 2019 per quanto riguarda gli elaborati scritti, fanno un po' pensare perché si parla a livello nazionale di una media inferiore al 35% degli ammessi all'orale. Questo cosa significa? Significa che la preparazione è scarsa dei praticanti o che l'esame, così come strutturato, è anacronistico e non più corrispondente ai tempi attuali? Guarda Massimiliano, intanto grazie per averci fatto intervenire. Io sono tra i fortunati che è riuscito a superare l'esame al primo colpo, sono abilitato da 2 anni, ma mi rendo conto, avendo a che fare giornalmente con tantissimi praticanti avvocato del Foro di Messina, di quanto l'esame di avvocato, hai detto bene, è assolutamente anacronistico. Non esiste far sostenere ai praticanti la redazione di pareri quando negli studi legali non si scrivono pareri. Credo da almeno 15 anni, servirebbe un esame più snello, un esame più smart e che ovviamente non penalizzi così tanto i giovani colleghi che sono arrivati anche a una fase della vita dopo tanti studi e tanti sacrifici in cui non sono più dei ragazzi che si affacciano all'università, ma sono delle persone mature, quasi sempre competenti, per cui io non credo sia un problema di preparazione, soprattutto per chi la pratica la svolge giornalmente e con massima abnegazione. Per cui serve ed urge assolutamente una riforma. Quindi riforma anche per lei, Fiore, e poi intanto so che invece Fiore deve sostenere l'esame di abilitazione con il bando per il 2020. Esattamente, innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. Io condivido pure la stessa posizione di Dario, l'esame è anacronistico perché io mi sono trovato in questi 18 mesi a svolgere una buona, devo essere sincero, ringrazio pure il mio domino, tutto l'interusso che mi ha seguito, ho svolto una buona pratica toccando tutti i vari argomenti. Tuttavia, l'esame di per sé è anacronistico perché parliamoci chiaro, chi ancora o coloro si mettono ancora alla ricerca o svolgono, redigono pareri o redigono atti giudiziali attraverso la consultazione di libri e se non invece la consultazione di pagine web, la consultazione di banche dati. Già di per sé questo dà un po' quello che fa comprendere che già da queste comunque ci sono dei problemi sotto questo punto di vista. E poi riguarda la possibilità, se poi i praticanti non sono ben preparati, io su questo purtroppo sono, non dico sono parzialmente a favore, però comunque è chiaro che dall'università non sempre vengono il percorso che viene strutturato garantisce di poter approfondire la pratica e la redazione dei pareri già dal percorso universitario. Facciamo un percorso dove comunque si basa molto sulla teoria, sullo studio e mai viene messo in pratica realmente quello che andiamo a studiare che ci permette sin da subito di comprendere il perché un determinato atto comporta quel determinato quella deve comporta avere quella determinata efficacia piuttosto che invece ad un altro e come si struttura nelle diverse fasi anche del processo. Ci vorrebbe, secondo me, già pratica, molta pratica sin dagli anni dell'università. Ecco, già l'esame di abilitazione 2020 parte un po' con l'handicap, in quanto è slittato il bando, visto che la correzione degli elaborati 2019 è slittata a causa Covid e causa lockdown. Questo cosa significa? Che siete in ansia, oltre al contenuto dell'esame, che già di per sé stesso è difficile e molto selettivo, anche per le modalità con cui sarà tenuto l'esame 2020. Fiore. Sicuramente la mancata pubblicazione del bando porta ad avere ansie sulle modalità, sul come anche verranno svolti questi esami, se verrà garantito il distanziamento, perché ricordiamoci che comunque il vaccino prima di marzo sembrerebbe che non sarà ancora Ma anche messo a più in là, visto e disposizione. considerato che il Quindi vaccino è stato interrotto, un'azienda, la notizia è proprio di oggi, l'AstraZeneca, mi pare si chiami, comunque ha interrotto il test per il vaccino perché un paziente britannico avrebbe avuto degli effetti collaterali piuttosto pesanti. Quindi è
È vero che si stanno testando 100 vaccini nel mondo, però insomma questa è una cosa che purtroppo riguarda l'aspetto sanitario e non si sa quando verrà immesso sul mercato. Però questo crea il problema chiaramente delle modalità anche di come verrà svolto, perché mettiamo caso che un mio collega contragga il virus, come verrà garantito la possibilità di poter svolgere l'esame? Verrà direttamente stromesso? Cioè, io da praticante chiedo delle risposte al governo, chiedo delle risposte al Ministero di Giustizia e soprattutto se loro realmente stanno prendendo in considerazione le diverse proposte che sono state avanzate da varie associazioni forense riguardo la revisione dell'esame di avvocato. Mai come questo periodo in cui il mondo si è fermato si doveva riflettere se anche in questo settore, come quello della giustizia, come quello anche in particolare dell'esame di avvocato, si debba rivedere, si debba prevedere delle prove, prove scritte magari anziché tre, farne solamente due, farne solamente una, cioè rivedere in toto tutto quello che è il sistema, onde evitare anche i continui ricorsi che comunque vengono incardinati nei diversi anche tribunali. Eh sì, perché ci sono e ci saranno. Carbone, per quanto riguarda quello che stava dicendo Fiore sulla possibile riforma, no, delle modalità dell'esame, vale a dire il contenuto nel senso che si potrebbe avere una sola prova scritta e una prova orale, potrebbe andare bene così, ad esempio? Guardi, io credo certamente che l'atto giudiziale dovrebbe essere una delle soluzioni, una delle prove, perché i praticanti avvocati sono abituati negli studi a redigere degli atti giudiziali. Secondo me un'altra, diciamo, soluzione vincente potrebbe essere quella di far redigere l'atto più idoneo alla preparazione del candidato. In questo momento un praticante, faccio il mio esempio, io sono stato in uno studio che si occupa di diritto amministrativo, in parte di diritto civile. Quando mi sono trovato a redigere il parere di penale, io ero in oggettive difficoltà perché nella mia preparazione non c'era un background di diritto penale. Per cui se da un lato le istituzioni forensi, la legge professionale, anche il mercato del lavoro stesso ci chiedono una maggiore specializzazione per gli avvocati, dall'altro lato poi nella disciplina dell'accesso ci troviamo invece a dover sostenere delle prove che siano omnicomprensive e generiche, pur non avendone, nonostante tutta la buona volontà del mondo, tutto lo studio e la buona pratica del mondo, non avendone le capacità e le competenze, quindi affidandoci al fato in una di quelle situazioni in cui se sbagli o non vieni o vieni bocciato all'esame d'avvocato, hai perso sostanzialmente un anno della tua vita umana e professionale, con tutti gli strascichi del caso. Carbone, vi trovate d'accordo con i ricorsi che alcune sigle di praticanti avvocati stanno portando avanti nei confronti del Presidente della Repubblica? Personalmente, da diciamo avvocato, nonostante la mia esperienza di qualche anno nell'ambito del diritto amministrativo, non mi trovo d'accordo. Io ritengo che il ricorso al TAR nell'ambito dell'esame avvocato debba essere predisposto personalmente con una particolare attenzione ai verbali di correzione del singolo candidato, alle potenzialità del singolo candidato. Chiedere in questo momento l'ammissione diretta all'orale, senza che sembra che ci siano dei presupposti giuridici sotto, ma soltanto ovviamente utilizzando le problematiche relative al Covid, eventuali blocchi di correzioni, non mi sembra una soluzione valida. Nello studio in cui lavoro siamo stati, abbiamo avuto la bravura e la fortuna di vincere dei ricorsi relativi all'esame di abilitazione negli scorsi anni. I ricorsi si riescono a vincere quando ci sono dei vizi nelle composizioni delle commissioni che correggono, quando ci sono dei vizi formali nella procedura di correzione dell'elaborato. Soltanto ormai la giurisprudenza amministrativa è pacifica in tal senso, per cui arrampicarsi sugli specchi con altre soluzioni mi sembra, ripeto, improbabile. Poi, ovviamente tutti sappiamo da avvocati che chi incardina un giudizio c'è sempre l'alea del giudicato, del tribunale, del Certo. giudice, tutto può succedere, però le probabilità dal mio punto di vista sono abbastanza basse.
Per quanto riguarda invece lei, Fiore? No, non posso che condividere quello che ha detto il collega Dario, quindi mi limito solo a non aggiungere altro. Io pure lo studio, io faccio svolto anche pratica sia in materia di diritto civile sia in materia di diritto amministrativo, con la possibilità anche di vedere e di osservare la redazione di un ricorso al TAR riguardo gli esami di avvocato. E quindi non posso che trovarmi assolutamente d'accordo con Dario. Io vi ringrazio come praticanti avvocati di Messina, da una parte Dario Carbone, dall'altra Andrea Fiore, per averci raccontato la vostra testimonianza, la vostra esperienza e, perché no, anche le vostre ansie, visto appunto che Fiore l'esame lo deve sostenere. Carbone ha, diciamo, è un po' più facilitato da questo punto di vista perché l'esame l'ha già sostenuto. Il mercato però, lo ricordiamo, è libero e questo crea ansia a tutti, praticanti e avvocati già avvocati, insomma, il discorso è questo. Assolutamente. Grazie mille per l'opportunità e per raccontare storie quotidiane di vita degli avvocati. Grazie. Grazie ancora. Grazie, buona giornata. Grazie ancora. Arrivederla.